Macron-Zelensky, un rapporto che vale per tutta Europa? No, a giudicare, ci andiamo subito, poi torneremo ai fatti internazionali, dagli ultimi scampoli della campagna elettorale italiana. Macron è pericoloso, lo vedo instabile, però non voglio che il mio destino sia in mano a un tizio instabile. Se uno preferisce Macron alla Le Pen, la guerra alla pace, il centrodestra disunito in favore del centrosinistra, è un problema. È il presidente francese il bersaglio dei colpi finali della campagna elettorale del leader leghista. Si era capito già nelle dichiarazioni dei giorni scorsi, a commento prima delle ipotesi di un'eventuale necessità di invio di truppe, poi dell'invio di addestratori in Ucraina evocati da Macron. Un crescendo, oggi al culmine, fermati, curati, sei instabile, pericoloso, fuori controllo. Un diluvio di sinonimi per poter giocare la carta millenarista del rischio terza guerra mondiale e per mettere in imbarazzo gli alleati, la premier che non replicherà, ma soprattutto il ministro degli esteri, nonché leader di Forza Italia. Capisco i toni da campagna elettorale di Matteo Salvini, sta cercando di recuperare voti, quindi è giusto dal suo punto di vista fare dichiarazioni come queste. Io sono il ministro degli esteri, non posso usare parole volgari nei confronti del Presidente della Repubblica di un paese. Non accetto lezioni da nessuno quando si parla di patria e si parla di Italia. Insomma, è esplicito a poche ore dal voto il duello nel centrodestra fra gli alleati di Meloni. Per Salvini non farsi sorpassare da Forza Italia è vitale, più ancora che per Tajani superare la Lega. E la guerra russa in Ucraina è un terreno che espone sul palcoscenico internazionale a meno di una settimana dal G7 a presidenza italiana. E comunque il nodo è delicato e nemmeno Tajani può lasciare solo a Salvini il distinguo da Macron. Noi difendiamo con grande determinazione l'Ucraina e tuttavia Macron può fare quello che vuole, ma va de retro terza guerra mondiale. Non siamo in guerra con la Russia, puntualizza Tajani. Le opposizioni sottolineano, cavalcano la contraddizione del centrodestra, la rissosità della maggioranza su uno dei dossier più scottanti del voto europeo. Il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che in Europa è stata coerente, ha detto no a ulteriori invio alle armi. No ai nostri figli in guerra. Per Giuseppe Conte quello di Salvini non è un attacco a Macron, ma una finzione. Gli altri esponenti dell'opposizione accusano. Imbarazzante il silenzio di Giorgia Meloni per Enrico Borghi di Italia Viva. Salvini è pericoloso per gli interessi nazionali, il giudizio di Carlo Calenda. Su Twitter il leader di Più Europa, Maggi, scrive che per Salvini Macron è un criminale, mentre Putin è un amico. Quanto al PD, Elie Schlein si limita a dire che le parole di Salvini si commentano da sole. Fa fatica, osserva, nella campagna elettorale.